Per la Repubblica Ceca, quello di oggi è l'attacco armato più grave dal 2015, ma si tratterebbe di un episodio isolato. L'autore, un 42enne armato di pistola, è entrato nell'ospedale di Ostrava stamattina e ha aperto il fuoco in sala d'attesa, uccidendo 6 persone e ferendone altre 2 in modo grave. Si è poi sparato alla testa nella sua auto. Io lavoro all'ospedale, dice questa testimone oculare. È stato orribile, sono ancora sotto shock. È un episodio molto triste, non si può nemmeno commentare. L'autore della sparatoria, Ksrad Vizhatek, aveva precedenti per furto e violenza. Non aveva il porto d'armi e non è chiaro come si sia procurato la 9 mm della strage né il suo movente. Tecnico di un'azienda di costruzioni, aveva preso un congedo di un mese. Il titolare ha raccontato che si era convinto di essere malato. Quando la polizia ha raggiunto la scena del tentato suicidio, l'uomo era ancora vivo. È morto dopo mezz'ora di tentativi di rianimazione. L'autore di questo atto è morto. In Repubblica Ceca le sparatorie sono molto rare. Per trovare un precedente bisogna andare indietro di 5 anni, quando un uomo aprì il fuoco in un ristorante, uccidendo 8 persone.